96 anni, la carrozzina e la bandiera della pace, Renato Cravedi, per tutti il partigiano Abele, nome di battaglia, è stato uno dei primi ad arrivare oggi alla manifestazione Piacenza in marcia per la pace, promossa dalla coalizione Europe for Peace, con l'adesione di associazioni e sindacati. Siamo alla vigilia di una guerra atomica. Ci sono i magazzini pieni di armi, di munizioni, non sanno più dove metterle. Per quello fanno la guerra. La guerra serve per quello lì. Dai giardini Margherita al corteo si è mosso nella direzione di Piazza Cavalli. L'iniziativa ha raccolto circa 300 persone con lo scopo di rilanciare la richiesta di un cessate il fuoco immediato in Ucraina. La gente in generale, insomma, si rende conto che è opportuno veramente fare tutto il possibile per arrivare ad una trattativa, a far cessare questa violenza. La soluzione la si può vedere adesso, in questo momento, con tutte queste persone che hanno messo da parte il ragionamento politico, tecnico sulle ragioni e hanno messo davanti a tutto la necessità di aprire i negoziati.